roba da matti, guarda roba. Cioè. Nel 66 avevano portato via i ponti, vabbè, i ponti dopo si rifanno, ma una desolazione così non l'ho mai vista io. Noi eravamo abituati a girare e vedere certi panorami, adesso stando in un posto si vedono i paesi che prima non si vedevano, che erano coperti dagli alberi, quindi è proprio stato un cambio di panorama. Anche perché le emergenze prima erano diverse, guardavi un po' meno gli alberi, guardavi le case, le persone, queste cose, adesso che bene o male la gente, le persone sono all'asciutto, le strade sono state ripristinate, incominci a guardare anche la devastazione degli alberi, che comunque qui da noi il bosco è proprio, fa parte di noi, del nostro vivere, insomma. Allora, stiamo andando nella zona di Serra di Sottoguda, che era un percorso turistico meraviglioso, perché c'è una strada che è costruita proprio in occasione della Prima Guerra Mondiale, che risaliva fino ai piedi della Marmolada, Maga Chapela. E su questo percorso c'era anche l'area, diciamo, il tracciato dell'acquedotto. Non esiste più nulla, era esistita una piccola chiesetta messa in un punto di ridosso, per cui è l'unica cosa che si potrà vedere. Non è percorribile evidentemente adesso. Quelle tubazioni che si vedono sul fondo era l'acquedotto che serviva a Rocca Pietore. Questo è il gruppo della Marmolada. Il mio residence, della mia famiglia, io ho un appartamento, abito sopra con i miei figli e mia moglie. I danni sono ingenti perché ho avuto l'allagamento di tutto il locale interrato, compresa il locale caldaia e il locale elettrico. Quindi anche se arriva, adesso è arrivata la luce in paese, io sono ancora senza luce, dovrebbe arrivare l'acqua, ma speriamo che di risolvere a breve. Fa conto che quella notte l'acqua passava sopra questo muro qui. Eravamo in mezzo al fiume, è stata notte da panico. Di tutta la sorta di cataclisma che è successa in provincia di Belluno, il punto cruciale, l'occhio del ciclone, l'epicentro appunto, è purtroppo Rocca Pietore. La fortuna è stata che ci ha risparmiato le case e le vite umane. Quindi il miracolo in un cataclisma si è avuto ed è già tanto. Noi siamo tutti vivi e questo ai miei cittadini l'ho detto e ridetto. Siamo vivi e possiamo ripartire. Da finire, mezzo quello e mezzo sì, quello che c'è la parte. Che animali ha? No, animali, no. C'aveva le galline sotto che sono morte tutte. Era tutto pieno di paltani. Guarda che macello. Ha passato tutta la vita qua lei? Sì. Rimarrete a abitare qua? Beh, credo di sì. La casa è qua. La vita è qua. Il lavoro qua è buono.
Certo che partirà la stagione, non è che noi abbiamo delle problematiche, diciamo, dove che gli impianti a fune hanno avuto danni sulle linee, sui piloni, per dire, sull'impianto di innevamento. Noi è da giorni che continuiamo a dire che la stagione invernale partirà regolarmente e faremo la neve artificiale, che è un'altra cosa importante, nel momento giusto, che sarà circa tra 10-15 giorni. Se posso dire una cosa che ci dispiace è che abbiamo parecchi alberi in meno, ma purtroppo questa è una cosa naturale che cercheremo comunque di rimettere anche questa a posto.